cronache di Peppa Pig. Saltiamo insieme! Oggi Peppa e George giocano a fare i ristoratori. Buonasera, abbiamo una prenotazione al ristorante Il Dinosauro Verde. Signora mamma e signor papà. Aha, siete in ritardo. Da questa parte, prego. Stanno preparando una cena romantica per mamma e papà. Avete fatto molta strada? C'è un traffico terribile oggi. Sì, il traffico era... Ecco il menù. Oh, sembra delizioso. Credo che comincerò con l'insalata. Oh, anche io, per favore. Arriva subito. George si sta dando da fare in cucina. Ta-da! Ottimo lavoro, Chef George. Devo dire che l'atmosfera è proprio romantica. Ecco qua, due buonissime insalate. Ah, giusto. I miei complimenti al cuoco. Sì, è squisita. Grazie. George sta preparando il primo piatto, gli spaghetti. Ciao, Chef George. Complimenti al cuoco. È un quesito. Mi ricorda la cena che preparasti per uno dei nostri primi appuntamenti. Le mie insalate di plastilina sono leggendarie. Gradireste una ballata romantica? Oh, sì, avete... Vieni, George. A Peppa e George piace molto suonare musica romantica. Soprattutto se è a volume molto alto. Evviva! Bravi, bravissimi! Bravi, bravissimi! Bis, vogliamo i bis... Voglio dire... bravi! Ben fatto, George! Vi lasciamo a voi due! Oh, sì, un po' di pace. Ecco gli spaghetti! Buon appetito! Sì, un po' di pace... Ecco il dessert! Il conto è... 2.000 milioni di sterline, per favore. Oh, così poco? Grazie, Peppa. Non c'è di che. Yeah! E grazie anche a te, Chef George. E ora che cosa farete con tutti questi piatti? Oh no, andiamo a nanna. Buonanotte, signora mamma e signor papà. Corri! Ma sono solo le 4:30. Il ristorante Dinosauro Verde adesso è chiuso. Consegna per Mamma Pig. Oggi Mamma Pig ha ricevuto un pacco. Oh, grazie tante. So esattamente di cosa si tratta. Peppa e George saranno entusiasti. Mamma Pig ha ordinato una macchina per ghiaccioli. Ed è... Ho pensato che potremmo usare la frutta del giardino dei nonni per fare dei ghiaccioli salutari e molto buoni. Salve, signor pinguino! Come funzioni? Adesso mi ricordo. Ne avevo uno alla tua età. Devi solo... Mamma Pig non si ricorda come funziona la macchina per i ghiaccioli. Forse è meglio leggere le istruzioni. Ah, giusto! Ci serve del ghiaccio per fare i ghiaccioli. Il ghiaccio va qui e poi si gira questa manovella. Si sente tritare. Fiu! Adesso si tira su l'ana. È diventato soffice. Ora aggiungiamo la frutta. Lamponi, li adoro. Poi versiamo la miscela di ghiaccio e lamponi negli stampi. George ha i bastoncini. Serviranno per tenere in mano il ghiacciolo. Ben fatto, George. E ora dobbiamo solo aspettare che si congelino. Fa
Facciamo altri ghiaccioli mentre aspettiamo. Sì! Mirtilli, adoro anche questi. Per me al kiwi, prego. E alla banana! Peppa e la sua famiglia passano la giornata a fare tantissimi ghiaccioli. E divertendosi molto. Ma a un certo punto... Oh, abbiamo finito la frutta! Come facciamo adesso? Oh. Si può? Ho portato della frutta fresca del nostro giardino. Non è che per caso vi serve per qualche deliziosa ragione? Oh. Sì! Mi dispiace, ma non possiamo continuare a fare i ghiaccioli. Perché no? Perché prima dobbiamo fare spazio in freezer mangiando intanto questi. Evviva! Peppa adora fare i ghiaccioli. Soprattutto dei deliziosi ghiaccioli alla frutta. Oggi Peppa e George fanno molto chiasso. Peppa, perché non andate a giocare in salotto? Potete usare questi foglietti adesivi per creare delle immagini. Grazie, mamma! Sì! Così va meglio. Abbiamo finito, già mamma! Fatto? Che veloce... Oh, che belli! Questa è la mamma e quest'altro è il papà. E Giorgia ha fatto un... dinosauro! Ma è identico a me, Peppa! Fantastico! E questo sul pavimento? È una pozzanghera di fango! E cos'altro se no? Però si può anche disegnare sui foglietti adesivi. Come gli indizi per una caccia al tesoro! Beh, io pensavo piuttosto a... Andiamo, George! È pronta! Peppa e George hanno creato un percorso con i foglietti. Oh, ma che bella idea! In fondo al percorso troverete un tesoro! Via! Mamma e papà Pig seguono il percorso per trovare il tesoro. Cercano nel letto di Peppa, nella vasca da bagno, nel corridoio e alla fine... Ta-da! Ma guarda! Sono... dei foglietti adesivi. È un banchetto! Certo, sì, un banchetto. Peppa e George hanno creato uova fritte, zuppa di pomodoro e persino... Ah, un toast allo zucchero filato, usando solo foglietti. Perché non giocate a qualcos'altro mentre noi puliamo? Mangiamo tutto questo cibo. Gnam, gnam. Come travestirsi? Va bene, mamma. Andiamo, George. I piatti li laviamo dopo. Questa l'ho già sentita. Abbiamo mangiato tutto, Peppa. Era delizioso. E noi ci siamo travestiti. Peppa e George hanno usato i foglietti adesivi per creare costumi. Beh, allora... Io sono il grande mostro dei foglietti adesivi. E io sono il mostro dei foglietti adesivi ancora più grande. Peppa e George adorano giocare con i foglietti adesivi, ma soprattutto adorano giocare con mamma e papà Pig. Oggi Peppa e i suoi amici visitano la fabbrica del dentifricio. Ed è così che si fa il dentifricio. Tutto chiaro? Oh, beh, è più importante sapere come ci si lavano i denti. Seguitemi. La fabbrica del dentifricio ha giochi molto belli per insegnare a tutti come lavarsi i denti. Posizionate il tubetto. Poi premete il pulsante per far uscire il dentifricio necessario. E qual è la quantità giusta? Ne basta poco poco. Bravissimi! Volete provare? Sì! Una porzione di dentifricio perfetta! Ben fatto!
Peppa è bravissima a questo gioco, ma George è un po' confuso. Non così, George! Ti aiuto io! Va messo sullo spazzolino, non in bocca! Bravissimi tutti quanti! Venite con me! Ora spazzoliamo i denti per farli risplendere. Dobbiamo eliminare tutto il cibo. Via, 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 via. Fatto, bene. Ora tocca a voi. Forza, copre lo spazzolino, fatemi brillare. Peppa è brava anche a questo gioco, ma George è di nuovo confuso. No, George, devi spazzolare i denti giganti, non i tuoi. Guarda, fai così. Bravissimi! I denti adesso sono di un bianco splendente! Rimane solo una cosa da fare. Lo spazzolino va sciacquato sotto l'acqua. Così. Pronti? Attenti? Questo gioco piace molto a tutti. Ma George sta puntando l'acqua verso se stesso. Puntala da quella parte, George! Verso lo spazzolino! Perché piangi, George? Vuoi lavare i tuoi di denti? George non era confuso. Voleva semplicemente lavarsi i denti. Tranquillo, George. Ci daranno in omaggio spazzolini, dentifrici e altre cose. Vero, signorina Coniglio? Sì, degli omaggi. Ma certo, come no? Aspettate un momento. Ci ho messo un po' di cose. Ecco qua. Grazie, signorina Coniglio. Mi raccomando, George, ne basta poco poco. Poi spazzoli i denti e sciacqui. A George piace lavarsi i denti. A tutti piace lavarsi i denti. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al museo a una mostra sui dinosauri. Scusate, non volevo spaventarvi. È così che i dinosauri dicono ciao. Allora, volete vedere un dinosauro vero? Nella nostra nuova sala si può andare indietro nel tempo e avere la sensazione di incontrare i dinosauri. Dinosauro, dinosauro! Credo voglia dire sì, grazie, signora Coniglio. La sala del viaggio nel tempo porta nel passato, quando i dinosauri esistevano ancora. Attenzione! Vogliamo essere certi che viaggiate in tutta sicurezza, d'accordo? Mani e piedi devono restare dentro la macchina per tutto il tempo. Se volete guardare da più vicino, potete usare questi binocoli speciali. E mi raccomando, non dovete calpestare le farfalle. Ma nessuno calpesterebbe mai una farfalla, signorina Coniglio. Non si sa mai, Peppa. Comunque, si parte! La macchina del tempo sta portando tutti a un'era in cui esistevano ancora i dinosauri. Tanto, tanto tempo fa. E ci siamo! Guarda, ha funzionato! Certo che sì! Nella giungla dei dinosauri ci sono molte attrazioni. Guardate, un vulcano! E tantissimi pterodattili volanti. Come sono belli! Ma c'è soprattutto una sola cosa che George vuole vedere. Arriverà presto. Ma ricorda, i dinosauri veri erano molto più grandi di quello, George. Siete pronti? Oh, caspita! Il dinosauro è più spaventoso di quanto George avesse immaginato. È scaduto. Scusa, George. Il mio amico dinosauro non voleva spaventarti. È così che i dinosauri dicono ciao, ti ricordi? Forse dovremmo ruggire anche noi per salutarlo, vero? Così capirà che siamo amici. E la cosa bella dei viaggi nel tempo è che possiamo sempre tornare indietro. Sei pronto per riprovare, George? Preparatevi! Pronto, George! Uno, due, tre! Ce l'hai fatta, George!
grazie. George è molto contento che Peppa l'abbia aiutato a prendere coraggio. Lo vuoi fare di nuovo? D'accordo, allora. E George è davvero felice di aver incontrato un dinosauro. Oh, mamma, mi scappa forte forte la pipì. Oh. Mamma, non ce la faccio proprio più. Tranquilla, Peppa, c'è un bagno proprio qui. Oggi Peppa ha bisogno di andare in bagno. E questo è un bagno molto speciale. E dov'è il water? Oh, Peppa, non so proprio dove sia. Eccolo! Serve anche a te il bagno, George? No! Ecco fatto! E adesso mi lavo le mani, fresche e pulite. Vediamo come mandare giù l'acqua. Il pulsante sembra questo. Peppa, per sbaglio, ha acceso l'asciugamano. Ops! Forse era quest'altro. O forse questo. Mamma, per favore, possiamo andare in bagno? È rimasto solo un pulsante da premere. Lo sciampone deve essere questo. Ecco fatto. Senti, George, sei proprio sicuro di non dover andare in bagno prima di uscire? No! Benissimo, andiamo allora. Mamma, abbiamo fatto un disastro qui. Tranquilla, questo è un bagno molto particolare. L'unica cosa che dobbiamo fare è uscire. Wow! E come per magia... Da-da! Il bagno, come per magia, si pulisce da solo. Questo bagno è fantastico! È fantastico! È fantastico! Peppa e la sua famiglia stanno tornando a casa. Oh, ma George comincia a lamentarsi. Che succede, George? Devi andare in bagno? Ma ci siamo appena stati in bagno. Va bene, ci ritorniamo. Speriamo che tu possa resistere. George ha proprio bisogno di quel fantastico bagno. Tutti hanno proprio bisogno di quel fantastico bagno. Ciao! Peppa e la sua famiglia stanno ordinando da mangiare in un negozio di panini. Peppa, qui non si ordina direttamente al banco il panino che si sceglie, ma si usano questi schermi speciali. Scusate! Perché non provi a ordinare un panino, Peppa? Puoi scegliere gli ingredienti da mettere nel panino toccando le immagini. Tanta fame! Vorrei un panino super, super grande, per favore! Lattuga, pomodoro e tanto formaggio! Peppa sta aggiungendo tanto formaggio e il suo panino diventa sempre più grande. Capisco che tu abbia fame, Peppa. Ma forse ci hai messo troppo formaggio. Va bene. Ora tocca il comando invia, così lo chef può iniziare. Gli chef hanno ricevuto l'ordine che ha fatto Peppa e stanno lavorando per prepararlo. Sembra davvero buono e formaggioso. Ora tocca a George scegliere il suo panino. Guarda, il menù per i bambini ha anche una sorpresa speciale. George non vede l'ora di scoprire la sua sorpresa. Ora tocca a Mamma Pig ordinare. Io ordino il solito. Yeah!
Pomodori, funghi, 6 cipolle sott'aceto, 2 fette di formaggio, olive senza cetriolo, metà peperone rosso e un pizzico di salsa piccante. Hai detto per caso cetriolo? Sorpresa! Oh, no, George, no! Sorpresa! George! No! Beh, in fondo, conoscere nuovi sapori fa sempre bene. Peppa e George si stanno gustando il pranzo mentre aspettano il panino super speciale della mamma. È molto formaggioso! Dinosauro! Sorpresa! Il panino di Mamma Pig è in preparazione. È molto più grande di quanto pensasse. Oh! Mamma, è pronto! Oh! Com'è grande! Non penso di riuscire a mangiarlo da sola. Ne volete un po'? Oh, è un pochino piccante. Ma molto gustoso! È il mio nuovo panino preferito! Tutti amano il loro panino, anche se non è proprio quello che avrebbero ordinato. Oggi Peppa e la sua famiglia vanno a una gara di torte per la festa del paese. Non vedo l'ora di assaggiare le torte della gara. Che ci fa qui una scarpa? Non è una scarpa! È la mia torta, Peppa! Questa è una gara in cui ognuno fa delle torte che sembrano altre cose. Ma, nonna, se le torte sono fatte come torte, la gente si confonderà! Esattamente! Allora, Peppa, vuoi aiutarmi a scegliere la miglior torta che non sembri una torta vera? Sì! Che bello! Peppa cerca di ingannare Papà Pig con una torta che sembra un telefono. Drin drin, drin drin. Pronto? Oh, è una torta! È molto divertente. Oh! Vuoi per caso una tazza di tè, mamma? Sì, grazie. Oh! Questo tè è fatto di torta! La torta ti ha ingannata! Congratulazioni per la carota più grande! Grazie! Mi dispiace, ma il premio era per la carota più grande, non per la torta a forma di carota! Ma è un'ottima torta a forma di carota! Adesso il signor Toro deve assegnare il premio per la miglior torta che non sembra torta. La miglior torta che non sembra torta è... questa! A dire il vero, è il mio pranzo. Oh, ma certo, è vero. In tal caso, la vincitrice è... questa! Oh, è molto realistica! No! Oh! Ma lui è George! Oh, alla fine ci sono cascato! Allora, la vincitrice è... questa! Mamma Pecora ha vinto il primo premio! Questa sembra una torta al cioccolato, ma in realtà è alla fragola! Oh! Peppa? Puoi passarmi il trofeo? Sì, ecco il trofeo! Anche il trofeo è una torta! E ora tutti mangiano le torte! A tutti piace mangiare torte che sembrano altre cose! Dove avrò messo il mio cappello? Ah, ah, ah. E a tutti piace cadere in inganno! Oggi... Peppa e la sua famiglia sono andati al cinema a vedere un film di avventura. Papà, devo andare in bagno. Andiamo allora. Scusi. Allora, Peppa, è tutto a posto? Sì! Eccomi! Ho fatto! Ta-da! Brava! Torniamo al nostro posto. Oh, caspita! Al cinema ci sono tante porte colorate! Oh. E Peppa e Papà Pig non si ricordano da quale porta sono usciti. Penso che siamo usciti da quella blu, papà!
ma nella sala con la porta blu c'è un film sulle sirene. Susy Pecora lo sta guardando con la sua mamma. Ciao, Peppa! Ciao, Susy! Oh, adoro le sirene! Possiamo guardare questo film, papà? La prossima volta. Oh, guarda! Una porta rosa! Entriamo, forza! Non riesco a vedere mamma Pig e George. Nella sala con la porta rosa, il signor Toro e la signora Mucca stanno guardando un film romantico. Lei lo ama così tanto! No. Non era certo quella la sala. Proviamo la porta gialla. La porta gialla si apre sulla sala di proiezione, dove lavora la signorina Coniglio. Oh, ma che sorpresa! Cosa fate da queste parti? Siamo andati in bagno, ma non ci ricordiamo più in quale sala stavamo guardando il film. Qui è dove si proiettano i film, e quindi non è il posto dove si possono guardare. Ma tranquilli, vi aiuto io a trovare la sala. Il vostro era un film sui dinosauri? Per George sarebbe stato perfetto, ma non è quello che stavamo guardando. Era un film comico? No! Oh, forse la porta è questa! No! Lì è dove teniamo i popcorn! Ops! Scusi! Tranquilla, ci succede spesso. Questo è il nostro film! Presto, papà! Grazie, signorina Coniglio! Oh, ma dove eravate finiti? Ci siamo fermati per i popcorn. Peppa ama guardare i film d'azione con la sua famiglia. Ma le piace anche perdersi in avventure con papà Pig. Signorina Coniglio! Aspetta, abbiamo altre lettere! Oggi Peppa e George giocano a fare i postini. Hanno delle lettere molto speciali da inviare. Salve! Devo consegnare quelle lettere? Sì, per favore! Sono lettere speciali per mamma e papà Pig! Peppa e George hanno persino creato dei francobolli speciali! Oh! Siete giusto in tempo per la raccolta di oggi! Mettetele nella buca delle lettere! Evviva! Ora posso portarle insieme a tutte le altre lettere! Oh, ho un bel po' di consegne da fare. Vi andrebbe di aiutarmi? Oh, possiamo! Non vedo perché no! Avete l'uniforme giusta! Evviva! Peppa e George sono entusiasti di fare i postini, proprio come la signorina Coniglio. Per prima cosa dobbiamo andare al centro di smistamento. Qui è dove separiamo tutte le lettere, così sappiamo dove consegnarle. Sì, perciò abbiamo macchine come questa che ci aiutano. Dinosauro! Ah, quelli sono francobolli speciali che Peppa e George hanno creato per le loro lettere, signor Zebra. Hanno la super priorità. Abbiamo un'emergenza consegna! Codice rosa! Tutti si affrettano a preparare le lettere di George e Peppa per una consegna più rapida possibile. Oh, andiamo! Abbiamo un bel po' di tappe da fare! Peppa e George si divertono molto a fare le consegne con la signorina Coniglio. Alcune buche sono un po' troppo alte e altre hanno una forma strana. Ma ogni lettera arriva al suo destinatario. Finché non ne rimangono solo due. Deve essere la posta. Vado io. Oh! Caspita, questi postini hanno un aspetto familiare. Ma sono Peppa e George! Mi hanno aiutata a consegnare la posta tutto il giorno. Abbiamo delle lettere speciali con francobolli molto particolari.
Wow! Sono proprio schiacciata. Peppa e George adorano fare i postini e mamma e papà Pig adorano le loro lettere speciali. Benvenuti agli annaffiatoi galleggianti! E oggi Peppa e la sua famiglia sono a una nuova attrazione al parco acquatico. La barca vi condurrà attraverso un giardino fiorito e voi dovete annaffiare tutti i fiori. Oh, e come possiamo farlo? Con questo? Molto meglio dei nostri annaffiatoi. Posso provare, mamma? Ma certo! Divertimento! Che tranquillità! Hai ragione! Io mi sento in pace con l'universo! Peppa e George devono usare gli annaffiatoi per buttare l'acqua ai fiori che ne hanno bisogno. Ti aiuto io, George. È un gioco difficile. Eccone uno. Pronti e... ben fatto, George. George ha spruzzato un fiore al primo tentativo. È sempre più difficile. Non importa se ti sbagli, George. Peppa ha qualche difficoltà. Tranquillo, se vuoi ti aiuto io. Oh, come? Cosa? Dove sono? Oh già. Va tutto bene, Peppa? George sta sfruttando tutti i fiori e io no. So che è difficile, ma non c'è niente di male se George è più bravo in qualcosa. Ma io sono più grande. Guarda, io sono molto più grande di te, Peppa. Ma tu sei più veloce di me e soffri di più di solito. A volte l'età non conta. Ciò che conta è lavorare insieme. E quando lavoriamo insieme, soffri ancora di più di solito. Va bene. George si è un po' spaventato. Tranquillo, George. È solo un gioco. E tu? Basta così, fiore. Non sei stato per niente carino con il mio fratello. Eia! Sì, ce l'ho fatta! Forza, George. Dobbiamo lavorare insieme. Sei proprio bravissimo. Ce l'abbiamo fatta! Bravissimi, Peppa e George. Peppa e George hanno annaffiato tutti i fiori. Adorano gli annaffiatoi galleggianti. Vedete? Formate davvero una bella squadra. Oggi Peppa è in maschera per la festa a tema spazio di Susy Pecora. Sull'autobus delle feste. Un altro atterraggio sicuro. Ci sono tante cose da fare sull'autobus. Ha visto Susy? Sono io, Susy! Non sono un'aliena vera! E io sono un robot! E io una stella! E io una principessa dello spazio! Zap-zi-zoo! Benvenuti a bordo tutti quanti! Siete pronte per la festa nello spazio? C'è una pista da ballo spaziale, del cibo spaziale, de spazio. E ovviamente ci sono giochi spaziali. Chi vuole giocare a passa il regalo nello spazio? Quando si ferma la musica potete scartare uno strato del pacchetto. Tocca a te, Danny! Evviva! Oh no! Le mie mani robotiche non riescono a scattare! Oh, non c'è problema! Abbiamo tanti giochi per robot, come afferra la stella cadente! Siete pronti? Sì! Pronti? Via! C'ero quasi! Lo prendo io! Ops! Fa
Facciamo un altro gioco. Metti l'occhio sull'alieno. Oh, posso provare io? Mettiamo una benda, così non puoi sbirciare. Pronta? Vai! Scusa! Mi sta proprio bene. Non c'è niente che gli astronauti e gli alieni e le stelle e i robot e le principesse possono fare insieme. Se tutti si allacciano le cinture, possiamo decollare tra 3, 2, 1! Oh, sì! Io adoro volare nello spazio! Un disco volante! A tutti piace l'autobus delle feste! Oh, è un alieno con un robot e quello è un astronauta! E a tutti piace sfracciare nello spazio! Hai il microfono spento, non ti sentiamo! Oggi Mamma Pig ha una videochiamata. Va bene, mettiamoci un punto. Nel frattempo... Scusate, spengo il microfono solo un attimo e torno da voi. Ciao mamma, ci annoiamo, giochi un po' con noi. Sì! Non posso, mi dispiace, ho una videochiamata. Vogliamo provare anche noi. Prova a chiedere a papà se ne organizza una per voi. Andiamo, George! Papà Pig organizza una videochiamata con Nonna Pig e Nonno Pig. Ciao, Peppa! Ciao, George! Ci sto io davanti allo schermo, George! George, riesci a sentirmi? Dove è andata Peppa? Sono qui! Peppa sta chiamando dal tablet di papà Pig. Nonna, nonno, mettiamoci un punto! Mettiamoci un punto? In che senso? Deve essere il pulsante con i 3 puntini. Non era quello! Nonno Pig ha attivato un filtro. Siete robot! E George è un pupazzo di neve. E io sono il mostro mangia spaghetti. Ci sono tanti filtri divertenti da provare. Oh, ora ci siamo. E adesso dove vai, Peppa? Ora ci sono due Peppa nella videochiamata. Ciao! Da qui si sente un po' di eco, Peppa. Andiamo a chiamare la mamma. Attiva l'audio! Persino io l'ho imparato. Ops, scusatemi tanto. Dov'è papà? Sono qui. Dinosauro! Adesso ci sono tutti in videochiamata e sono tutti dinosauri. Pronta la cena, ragazzi, è ora di interrompere. Ciao nonno, ciao, 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 a presto. Ciao. Forse per oggi possono bastare gli schermi. Sì, mettiamoci un punto. Oggi Peppa e la sua famiglia sono all'aeroporto. Stanno per andare in Spagna in aereo. Vengono tutti in Spagna con noi. Deve essere un aereo davvero enorme. E ora dove dovremmo andare? Da questa parte il volo per la Spagna. Non temete, là non pioverà. Ah, allora andiamo. Passaporto e carta di barco. Hola, signora. Vuol dire ciao in spagnolo. Hola, non sapevo che parlasse spagnolo. Come sta, signor Pig? Papà Pig non parla spagnolo, ma lo sta imparando con un'app. Calcentines. No, grazie. Ne ho già un paio.
Non ci assomigli per niente, mamma. È una foto un po' vecchia. Ecco il passaporto di Teddy e di Dinosauro. Dinosauro! Grazie. Ora controlliamo che i bagagli non siano troppo pesanti per l'aereo. Ciao, ciao, bagagli. Ciao, ci vediamo in strada. Adios. Oh, no. La valigia è troppo pesante. Dovrà togliere qualcosa per alleggerirla un po'. Dovrò trovare un posto per i cappelli. Peppa e la sua famiglia sono arrivati ai controlli di sicurezza. Mettete i vostri oggetti nel vassoio e poi procedete da questa parte. Gli scanner controllano che non ci sia niente che non sia permesso portare in avione. Aereo si dice così. Ora potete passare insieme. Scusi, mi sono dimenticata questi. Scusi. Cos'è quello là? Questo è un tapirulano. Peppa e George sono sul tapirulano. È un tappeto mobile che aiuta le persone ad arrivare più velocemente a destinazione. Siamo fino al momento della partenza. Ultima chiamata per il volo per la Spagna. Dirigersi al gate. No, l'aereo sta partendo. Peppa adora andare in vacanza con la sua famiglia e adora divertirsi all'aeroporto. Oggi Peppa e George vanno a giocare in un labirinto gonfiabile speciale. Andiamo un po' di fretta, quindi fate presto, per favore. Ciao, mamma. E non perdetevi! Il primo gioco è un grande castello gonfiabile. Oh, ciao! Scusate, non possiamo giocare, siamo un po' di fretta. Andiamo, George! Peppa è passata dall'uscita blu. Ma George, per sbaglio, passa per quella rossa. Questo è un tunnel gonfiabile. E c'è anche Susy Pecora. Ciao, Susy! George e io dobbiamo proseguire perché andiamo di fretta. Ciao! George! Questo posto è super molleggiato. Ciao, Rebecca! L'uscita è da questa parte. Andiamo di fretta. Sì! L'uscita è là! Evviva! Siamo finalmente all'uscita. Sei stata brava, Peppa. Dov'è George? Io pensavo fosse dietro di me. Forse si è perso nel labirinto. Perso? Dobbiamo trovarlo. George non si è perso. Si sta solo divertendo. Avete visto mio fratello George? È andato! È da quella parte! Ma mamma Pig non sa rimbalzare bene come Peppa. Arriviamo, George! Coraggio, mamma! Cadere è tanto divertente quanto rimbalzare! Eccolo! Siamo qui, George! Evviva! Ti abbiamo trovato! Adesso dobbiamo tornare a casa. George non vuole tornare a casa. Si sta divertendo molto nel labirinto gonfiabile. Bene, allora vediamo se riusciamo a prenderti. Peppa e George amano giocare nel labirinto gonfiabile. Preso! E adesso non voglio perderti mai più. Attenti là in fondo.
Ora dobbiamo proprio andare. E piace anche a Mamma Pig. Marmellata, uova, pomodori, noce di cocco e gelatina. Oggi è la festa della mamma e Peppa e George stanno preparando una colazione molto speciale per la loro mamma. Oh, avete iniziato a preparare senza di me? Che cosa prevede il menù, piccoli chef? Tutto quanto con pane tostato. Allora, diamoci da fare. Bravo, George. Forse un po' troppo. Attento, George. Dobbiamo preparare una grande colazione speciale per la mamma, per mostrarle quanto le vogliamo bene. Proprio così. Sì. Il pane. Ta-da! Sì! Hey! È ora della marmellata, George. Mamma ama la marmellata sul pane. La marmellata piace molto anche a George. Mamma Pig è molto felice di fare colazione a letto. Ma a quanto pare, la colazione si sta un po' bruciando. Il pane! Il pane, papà! Un secondo, Peppa. Magari questa fetta la mettiamo sotto le altre. Ottima idea! Veloce! Mamma Pig si sveglierà fra poco! A George piace così tanto la marmellata che ha mangiato tutte le fette preparate. Per fortuna ci sono molte altre cose. Uova e fagioli. Pomodori, cetrioli. Formaggio e mostarda. Gelatina. Un cocco intero. Marmellata! Sì! Sì! Forse dovrei andare a controllare. Uno, due, tre. Buona festa della mamma! Che bella sorpresa! Ti abbiamo preparato un toast universale. C'è di tutto, tranne la marmellata. Mamma Pig adora la colazione a letto che le hanno preparato, anche senza marmellata. Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Oggi la famiglia di Peppa sta giocando a nascondino. Tocca a Mamma Pig cercare. Trovato! Oh no! Allora ti aiuterò a trovare Peppa e Giorgio adesso. Non ho proprio idea di dove possano essere. Proviamo in cucina. Dietro quella tazza di tè. Ce l'abbiamo fatta, George! A questo gioco siamo i più bravi! Peppa e George stanno cercando un nuovo nascondiglio. Nascondiamoci nel ripostiglio, sotto le scale. Questo sarà il nostro nascondiglio segreto. Oh, Peppa Pig, ma dove si saranno nascosti? Penso che non riusciremo mai a trovarli. Mamma e papà ci stanno cercando dappertutto. Dobbiamo solo continuare a cercare, Mamma Pig. Li troveremo. Un biscotto? Peppa e George restano nascosti nel ripostiglio per un po'. Poi per un bel po'. E poi per un altro bel po'. Secondo me non riusciranno mai a trovarci. Possiamo andare a prendere dei giochi, così passiamo il tempo. Qui niente. Nemmeno qui. Non ci sono. Dove sono? Cerchiamo. Continuiamo a cercare.
Peppa e George stanno prendendo un sacco di giochi per il loro nascondiglio. Uscite fuori ovunque voi siate. Oh, ma dove siete? E questa da dove è sbucata? Papà Pig, tutto bene? Beh, perfetto. Toccava a te passare l'aspirapolvere. Ecco, molto meglio. Dinosauro. Dove pensi che siano Peppa e George? Non sono sicuramente nel sottoscala. Peppa e George a giocare a nascondino sono i migliori del mondo. Tutti amano giocare a nascondino e Peppa e George adorano il loro nascondiglio segreto. A presto, mamma! Ciao! Papà Pig deve prendere una cosa in ufficio, così Peppa e George vanno con lui. Scusi, signor coniglio. George adora i pulsanti dell'ascensore. Oh cielo, a quanto pare l'ascensore si è rotto. Oh, non così, George. Non preoccuparti, George. Sono un esperto di ascensori, lo sai? Oh. I pulsanti dell'ascensore non funzionano. Ciao, benvenuti nell'ascensore. È un ascensore magico! No, funziona a comando vocale. Questo significa che dobbiamo dirgli dove vogliamo andare. È molto facile. Salve ascensore, avremo bisogno di andare al mio ufficio, per favore. L'ascensore funziona di nuovo. Evviva! Secondo piano, ufficio alveare. Ma non li ha portati nell'ufficio di papà Pig. No, non ufficio alveare. Ufficio, per favore. Sesto piano, ufficio provole. Adoro il formaggio. Ho detto ufficio. Sedicesimo piano, ricciola. Sei un ascensore monello. L'ascensore sembra non capire la voce di papà Pig. Ci provo io. Ci porti dove papà ti ha detto. Siamo in arrivo al tetto. Non al tetto! Dove papà ti ha detto? Peppa e la sua famiglia continuano a provare e riprovare, ma l'ascensore magico li porta ai piani sbagliati. Ciao! A piani paurosi. E nessuno! E a piani in cui si fa festa. Ma nessun piano è quello giusto. Finché... Il mio ufficio! Evviva! Ciao, mamma Pig. Abbiamo avuto un problemino con l'ascensore. Torniamo subito! Peppa e George adorano l'ascensore magico. Sì! Ma papà Pig preferisce usare le scale. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato. Vanno alla cassa per pagare le cose che hanno preso. Scusate, devo andare in bagno, ma voi potete usare la cassa automatica. Alla cassa automatica possono scannerizzare i prodotti e pagare la spesa da soli. Questo robot della scala è enorme. Vi va di scannerizzare la spesa? Sì! Salve, gentili clienti. Ciao, amico robot. Mettere la borsa nell'area sacchetti, grazie. Borsa! Sì, George, la borsetta di mamma è una borsa. Questa borsa non è corretta. Il robot vuole le borse della spesa.
Queste borse sono corrette. Scannerizzare i prodotti. Peppa e George amano scannerizzare i prodotti. Articolo non scannerizzato. Si prega di riprovare. Articolo non scannerizzato. Si prega di riprovare. Altre persone che vogliono usare la cassa automatica si mettono in fila. Articolo non scannerizzato. Non funziona. Articolo non scannerizzato. Articolo non scannerizzato. Articolo, articolo, articolo. Articoli scannerizzati. Oh, sì! Appoggiare le 10 confezioni di succo nell'area sacchetti. 10? Non ci serve tutto questo succo. Cancella succo. Aggiunto altro succo. Appoggiare le 60 confezioni di succo nell'area sacchetti. Cancella! Cancella! Così dovrebbe funzionare. Mamma Pig è molto brava con i computer e con i robot della spesa. Articolo scannerizzato. Come si fa con questo, mamma? L'ananas non ha l'etichetta da scannerizzare. Dobbiamo cercarlo sullo schermo. Pigne? No. Pinoli? No. Ah, ananas. Perfetto. Sì! Articolo troppo leggero. E adesso com'è? Articolo troppo pesante. Errore, 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 errore. Premete il pulsante laterale. Errore. Tutti nel supermercato li stanno aiutando, ma nessuno sa cosa fare. Commessi troppi errori. Oh no! Il robot della spesa si è rotto! Eccomi, sono tornata! A chi tocca? Tocca a me! Io! Oh, tremendo! Tutti amano fare la spesa! Prego, scannerizzare i prodotti! Ma non tutti amano il robot della spesa! Dinosauro! Oggi, Mamma Pig porta Peppa e George a fare una visita speciale al negozio di giocattoli! Ciao! Sto cercando una mamma con due piccolini a cui fare un bel regalo. Per caso li avete visti? Siamo noi! Ah, sì? Che cosa aspettiamo allora? Andiamo! Evviva! Qui potete creare il vostro giocattolo speciale fatto su misura per voi. Oh! Selezionate quello che volete. Un robot? Una principessa, un mostriciattolo oppure un... Dinosauro! Oh, non sapevo che ti piacessero i dinosauri! Dinosauro! Oh, dinosauro! Dinosauro! Sì, sì, George adora i dinosauri! Sono i suoi giochi preferiti! Allora immagino che abbia già deciso! Divertitevi! Ottima scelta, George! Bellissimo! Un astronauta, un mostro, una supereroina! Peppa e George adorano creare i loro giocattoli, ma hanno gusti molto diversi tra loro. Il mio è un robot. Dinosauro! Fantastico! Ora con un pizzico di magia... la macchina creerà i vostri giocattoli! Ora dovete scegliere i vestiti da mettere ai giocattoli. Ci sono tantissimi vestiti tra cui scegliere, ma Peppa e George pensano che questi siano perfetti per i loro nuovi giocattoli. Evviva! Perfetto, inseriamoli! Accidenti! La macchina ha messo i vestiti sbagliati ai giocattoli. Ha invertito i vestiti, signorina Coniglio. Oh, sì. Beh, a me sembrano comunque divertenti. E molto originali. La, la, la. Wow. Volare è bello. Aspettaci, Peppa. Yuhu. Oh, cos'è questo posto? Questa è una macchina di giocattoli speciale. Dai, mettiteli al centro, Peppa. Cosa sta facendo? Oh, oh, stai ferma! Cos'è successo? Ta-da! La macchina ha creato un giocattolo proprio uguale a Peppa. Guarda, George, sono
sono piccola! E questo sei tu! Peppa e George adorano creare giocattoli nel negozio, ma George ama anche essere un giocattolo. Stasera, mamma e papà Pig vanno a cena fuori per la festa di San Valentino. Mamma Pig ha prenotato un taxi. È quasi arrivato! Evviva! Evviva! La vostra auto vi attende! Mamma Pig ha prenotato un taxi speciale per sbaglio. Si chiama limousine. Una limo! Che romantica! E solleticante! Dove andiamo, signore e signori? A casa di nonna e nonno Pig, la ringrazio, signorina Coniglio. Peppa e George mangeranno là. Mangiare! Va bene, calmate. Questa musica mi ricorda a Venezia. Fu un viaggio veramente meraviglioso. Ora è la disco Nemo! Oh, questo non c'era a Venezia. Vuoi un cioccolatino, mamma Pig? Non ti dispiacerà? Possiamo mangiarne qualcuno! Cioccolato! Va bene, ma non troppi. Peppa e George adorano il cioccolato. Forse un po' troppo. Allora mangerò questo qui. Possiamo rimettere la disco music? Solo fino a casa di nonno e nonna, ti prego! Ciao! Felice San Valentino ballerino a tutti! Balliamo, forza! Oggi è un San Valentino ballerino! Come quella volta a Parigi, nonno Pig. Tutti amano festeggiare il giorno di San Valentino, ma mamma e papà Pig preferiscono fare un giro insieme sulla disco limo. Oggi è il giorno dei pancake, quindi Peppa e la sua famiglia sono andati in un ristorante di pancake. Oggi sarò la vostra chef. Vi farò i pancake al vostro tavolo e voi potrete aiutarmi. E che tipo di pancake possiamo fare? Di qualunque tipo. Abbiamo tantissimi ingredienti. Io vorrei un pancake ai funghi speciali, grazie. Per me un pancake alla banana bananalizioso, con banana extra, per favore. Arrivano subito! La signora Coniglio è brava a fare i pancake. Grazie! Ora mettiamo un po' di colore. Poi aggiungo i funghi. Le banane e altre banane. E ora la parte migliore. Annusare. Mangiare. Girarle. Esatto. La signora Coniglio è molto brava a cucinare i pancake. Ah, ta-da! Bene, e ora che cosa metto nei vostri due pancake? Io vorrei un pancake cioccoloso al cioccolato, grazie. Sei proprio una golosona. E tu, George? Verde e rosso. Piselli con
pomodori per Giorgio. E l'ananas, il cocco, la verza e questo. No, quelli sono peperoncini. Peppa e George adorano i pancake con qualsiasi ingrediente. Anzi, con tanti ingredienti. Mi aiutate a girarli? Allora adesso al mio tre li fate girare molto delicatamente. Uno, due, via! Peppa e George hanno lanciato i pancake molto in alto. E i pancake finiscono sul piatto del signor Toro. Grazie mille. È dolce. È salato. Croccante. E... oh, piccante! È delizioso! È un pancake a sorpresa speciale. Peppa e George adorano cucinare pancake a sorpresa speciali. A quanto pare devo cucinarne altri due per voi. Sì, sì! Ma amano ancora di più mangiarli quando sono pronti. Ciao, ciao! Peppa è al negozio di palloncini con la sua famiglia per ritirare un palloncino speciale per una festa in giardino. Signorina Coniglio, possiamo ritirare il nostro elegantissimo palloncino ecologico? Che bello! Il negozio di palloncini è pieno di palloncini. Signorina Coniglio! Oh, mi avete trovata! È da martedì mattina che mi sono persa tra i palloncini. Ma sarà ora di pranzo ormai? È mercoledì, signorina Coniglio. Oh, comunque, ecco tutti i vostri bellissimi palloncini riciclabili, pronti per la festa. Tutti questi? Ma ne avevamo ordinato solo uno. Qui c'è scritto 1000 palloncini per la festa di Mamma Pig. Non ce ne servono così tanti e non voglio sprecarli. Come facciamo adesso? Io lo so! Li possiamo regalare! Peppa e la sua famiglia regalano i palloncini in più a tutte le persone che incontrano. Uno a te! Oh, grazie! E ne do uno anche a voi due. Ecco a te! Palloncino rosso, uno verde a te. Ne mancano solo 992! Non ce la faremo mai a darli tutti! Oh oh, e dobbiamo andare a preparare la festa! Mi è venuta una grande idea! Prendete qualche palloncino e venite con me! È l'ora della festa e tutti gli invitati iniziano ad arrivare! Ciao Susy! Ecco il tuo palloncino! Grazie! La signorina Coniglio ha usato i palloncini per trasformare la festa in giardino in una festa di palloncini. La signorina Coniglio sa fare qualsiasi cosa con i palloncini. O chiunque! Ecco a te! È proprio come me! E questo assomiglia a me! Inizia la gara di palloncini! Attento, papà! Non preoccuparti se un palloncino scoppia, perché ne abbiamo tantissimi altri! Tutti avrebbero amato la festa in giardino di Mamma Pig, ma tutti amano ancora di più la festa di palloncini. Oggi Peppa e i suoi amici si stanno divertendo all'aria giovane. Che cosa succede, George? Ti sei fatto male. Oh, vieni qui. Penso che molti rumori e tanto movimento siano troppo per George. Cerchiamo un posto tranquillo dove ritrovare la calma. Oh, io so dove possiamo andare. Tutti vanno verso una zona speciale dove George potrà sentirsi meglio. Questi colori e
cose soffici mi aiutano quando non mi sento bene a farmi stare più tranquilla. Ottimo! Adesso proviamo tutti quanti insieme a fare qualche respiro profondo. Forza! Espiriamo. Ora lasciate che la mente si rilassi. Susy Pecora e Papà Pig sono molto rilassati. George, invece, è ancora turbato. No! Guarda cosa c'è qui. Vuoi andare a vedere cosa c'è, George? Oh, oh, scusate, stiamo andando via. C'è un'altra area piena di giochi molto particolari. Guardate qua. È questo. Squish. Oh, George, guarda cosa faccio. Wow. Io preferisco la mia copertina morbida. No. No. Quest'area non mi sembra adatta per George. Ho trovato! Seguitemi! Peppa ha visto un altro posto che potrebbe piacere a George. Oh! È l'area verde. È come essere nella natura, ma al coperto. Che buon profumo questi fiori! Sentite gli uccellini! E anche foglie secche! Mi sento proprio bene, molto, molto rilassata. Vogliamo riprovare a fare dei respiri profondi? Di nuovo. Ci penso io, papà. Forza, ispiriamo, espiriamo. Ispiriamo, espiriamo. Sei più calmo adesso, George. È importante fermarsi un momento e riprendersi dopo aver esagerato. A George piace l'aria verde. Possiamo restare ancora un po'? Ma certo. Nella zona della calma ci sono diversi modi per stare tranquilli. A George piace l'aria verde ed è contento quando i suoi amici e la sua famiglia lo aiutano a riprendersi. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al Museo delle Scienze. Non vedono l'ora di visitare la sala delle calamite. Oh! Oh, queste non sono calamite, sono pesci. Questi sono pesci di metallo, Peppa. Oh. Così noi possiamo pescarli con le calamite. Ah, le canne da pesca! Proprio come sulla barca di Nonno Pig. State attenti. Le calamite attirano diversi oggetti. Peppa e George stanno pescando tanti pesci di metallo. E occhiali di metallo. Chiavi di metallo. E tanti altri oggetti di metallo. Oh, oh. Stop! Oh? Posso riavere il mio orologio, per favore? Grazie mille! Ciao! 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 Ecco qua. Non ancora. Usate le calamite per spostare lo slime magnetico fino alla fine della pista. Quale slime magnetico? Forse dobbiamo salire qui sopra per avere lo slime. Oh! Ecco le calamite. Pronti? Via! Lo slime contiene del metallo e per questo si attacca alle calamite. Vinco io! Non ho visto chi ha vinto. Che cos'era? Guarda, George! Ma cosa hanno a che vedere queste foto con le calamite? La lavagna contiene magneti e piccoli pezzi di metallo, perciò ci si può disegnare. Hai molta fantasia, George. Dinosauro.
Che ne pensi, papà? Sono proprio bello. Oh, no, di nuovo. Tutti amano imparare cose nuove sulle calamite al museo. Beh, tutti tranne papà Pig. Oggi Peppa e mamma Pig giocano agli autoscontri a Patata City. Tanto non mi prendi, Rebecca! Oh, sì che ci riesco! Vieni, Peppa! Abbiamo trovato un gioco nuovo! È uno scivolo d'acqua! Vieni con noi, dai! Adoro gli scivoli d'acqua! Scivoli? Mamma Pig non sa se le piacciono gli scivoli d'acqua. Perché non andiamo su qualcosa che non faccia gli schizzi? Come questa panchina. Oh, che bello! Questo possiamo farlo anche dopo. Vieni, mamma! Tutti sono arrivati al nuovo gioco acquatico. Le cascate di sedano. Occhio! Oh, qui è tutto pieno di schizzi. Ma proprio pieno, sì, sì! Gli adulti davanti, grazie. Parlo con lei, mamma Pig. Si accomodi. Oh, certo. Va bene. Divertitevi! Oh. Non è niente male. Il sedano tronco sta salendo molto in alto. Splish, splash, splash. Dobbiamo fare splash. Non tutti amano fare splash. Yuhu! Volete fare un piccolo splash, un grande splash o un gigantesco splash? Un gigantesco splash! Sì! Molto bene! Pronti? Sì! 5 contro 1, si parte! Le cascate di sedano sono molto veloci e fanno tanti schizzi. Ecco qua! Finalmente è asciutto! È stato incredibile! E con tanti, tanti schizzi! Mamma, cosa fai ancora lì? Le cascate sono fantastiche! Facciamo un altro giro! Ora mamma Pig adora fare giganteschi splash. Tutti adorano fare giganteschi splash. Oggi Peppa e Susie giocano nella casa sull'albero. Oh, ciao Susie! Entra pure, vieni! Oh, grazie! Sei gentilissima! Giocano a fare le adulte. Adesso ci beviamo una bella tazza di tè. Oh, è proprio brutto il tempo oggi, non è vero? Qualcuno ha bussato alla porta. Scusate l'interruzione. La tua mamma è venuta a prenderti, cara Susie. Oh, ma stavamo bevendo il tè proprio come fanno gli adulti. Possiamo fare un pigiama party nella casa sull'albero? Ti prego. Certo che potete! Tu e Susie potete dormire nella casa sull'albero e io e nonno Pig dormiremo in una tenda qui sotto. Peppa e Susie sono molto felici di dormire nella casa sull'albero. Ecco i vostri sacchi a pelo! I cuscini! Un sacco di morbidi peluche! E la cosa più bella, una lanterna stellata speciale! Che bello! Ho finito! Oh, chissà cosa serviranno questi. Anche nonno Pig è felice di dormire in tenda. Forse mi sono sbagliato. Ma prima deve rimontarla. È ora di andare a letto. Quindi nonna e nonno Pig entrano nella tenda. Buonanotte, tesorini! Noi siamo qui se avete bisogno.
Guarda, Susie, la mia ombra è grandissima! La mia è un uccellino, cip cip! E la mia è una farfalla! Un rumore fortissimo! Nonna Pig, vieni sull'albero! C'è qualcosa che non va? Abbiamo sentito un rumore forte! Come? Santo cielo! È un mostro! Non c'è nessun mostro! È nonno Pig che sta russando! Peppa e Susie amano dormire nella casa sull'albero. Anche con nonno Pig che russa nelle vicinanze. Oggi Peppa e George giocano nella sabbiera. Peppa gioca con delle macchinine giocattolo. Ha un'autopompa, un'ambulanza, un escavatore e... George, dov'è la macchina della polizia? Hanno perso la macchina della polizia. Mi dici dove l'hai messa, George? Macchina polizia. Non preoccuparti, la cerchiamo insieme. Sarà... un'avventura! Peppa e George fanno finta di essere in un grande deserto di sabbia. Prendiamo l'autopompa. Peppa e George iniziano a cercare con la loro autopompa. Beviamo qualcosa. Per fortuna la pompa è piena di succo d'arancia. Peppa e George amano il succo d'arancia. Andiamo, non abbiamo ancora trovato la macchina della polizia. Forse è là. Sembra proprio così. Polizia! Sapevo che l'avremmo trovata! Sì! Ora dobbiamo solo tirarla fuori. Bip, 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 bip. Così ci metteremo un sacco di tempo. Dove stai andando, George? Sei diventato un gigante! Peppa e George hanno trovato la macchina della polizia. L'escavatore, George. Ma sembra che dovranno partire per una nuova avventura per trovare l'escavatore. Oggi il signor Toro sta facendo dei lavori all'asilo. Cosa sta facendo, signor Toro? Sto costruendo un nuovo vialetto, Peppa. Proprio come noi. Esatto, anche noi siamo operai. Operai? Oh, certo. Ma davvero? Allora dovete indossare questi. Sto costruendo un nuovo vialetto. Peppa e i suoi amici stanno giocando a fare gli operai, come il signor. Allora mi metto all'opera. Come si costruisce un vialetto, Peppa? È
facile! Non lo so. Come si costruisce un vialetto, signor Toro? Beh, per prima cosa bisogna sterrare il terreno con l'escavatore, Peppa. Ah, già! Dobbiamo stellare il terreno con lo sbaffatore. Scavo, 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 scavo qua e là. Scavo, scavo, scavo con celerità. Scava, 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 scava qua e là. Scava, 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 che felicità! E ora che sta facendo, signor Toro? Preparo il calcestruzzo, Peppa, per riempire questa buca, visto? Il nuovo vialetto è fatto con un materiale molto resistente chiamato calcestruzzo. Oh, certo! Anche noi prepariamo il calcestruzzo! D'accordo! Ah, eccolo qua! Il calcestruzzo di Peppa è fatto di sabbia bagnata. Fiu! E ora, signor Toro? Ora arriva la parte migliore, Peppa. La pausa per un tè. Già! Una pausa la facciamo anche noi. Hai visto la partita ieri sera? Ho visto tutte le partite ieri sera. Quando il calcestruzzo si è asciugato, è il momento di spianarlo. Cos'è quello, signor Toro? È un rullo compressore, Peppa. Serve a spianare il calcestruzzo. Noi non abbiamo un rullo compressore, Peppa. Possiamo usare i nostri piedi. Ma che cosa state facendo, Peppa? La cosa più importante, signor Toro! Sentiamo! Ah, sì, ma certo! C'è posto anche per me! A Peppa piace saltare sulla sabbia bagnata. Tutti adorano saltare sulla sabbia bagnata. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato a fare la spesa. Usano un oggetto speciale per scannerizzare quello che prendono. Abbiamo preso le patate, il latte, il pane. Oh, attenta! Ehi! E i fagioli. Scusi, signor Toro. Il supermercato chiuderà tra 2 minuti. Dirigersi alle casse, grazie. Facciamo presto. Questo carrello ha una ruota che traballa, mamma. Prova con questo, Peppa. È molto meno traballante. Ma è più bello se traballa. Bello, Lalla. D'accordo, ma scommetto che il mio è più veloce. Vi sfido. Davvero? 1, 2, 3, via! Guarda come vola! Aspetta, arriviamo! Prima prendiamo i cereali. Veloce, John! Presi! Peppa e George passano in vantaggio! Ora cosa prendiamo, papà? Il formaggio! Trovato! Ora la pasta! Uva! Pip! I piselli surgelati! Eccoli qua! L'ultima cosa che manca è la carta igienica. La carta igienica si trova proprio dall'altra parte del supermercato. Gentili clienti, il supermercato sta per chiudere. Forza, presto! Attenzione! Stiamo andando troppo veloci! Bip!
La famiglia di Peppa ha trovato la carta igienica. In realtà ha trovato tanta carta igienica. Allora, ragazzi, il negozio adesso è davvero chiuso. Beh, lo sarà dopo che avrete pagato tutto. Peppa e la sua famiglia amano andare al supermercato, soprattutto per la carta igienica. Yuhu! Il treno dei tesori sta arrivando! Tuf tuf! Sì! Peppa Pig e Danny Cane sono alla guida di un treno pieno di lingotti d'oro, di argento e... Broccoli! I broccoli sono preziosi? Sì! Sono broccoli speciali fatti di diamanti scintillanti. Peppa e Danny non stanno davvero guidando un treno. Stanno usando la loro immaginazione per giocare. Urrà! Fermi! In nome dei... ladri! Oh no! Pedro, Pony e Susie Pecora stanno fingendo di essere dei rapinatori. Ridateci subito tutto il vostro tesoro, per favore. No! Oh, va bene. Siete voi che dovete rubare il tesoro, oh. Susie. Siamo riusciti a rubare tutto il vostro tesoro. Adesso che cosa facciamo? Potete scappare. Oh, giusto. Andiamo! Yuhu! Ehi, tornate qui, ladri cattivi! Ora Peppa e Danny fingono di essere dei poliziotti. Cattureranno i due ladri. Sì! Oh, ci avete acciuffato! No, invece no, perché... la vostra barca può volare! Oh! Madame Gazzella, le barche possono volare! Le barche vere non possono volare! Oh. Oh. Ma quelle immaginarie ci riescono e come? Evviva! Ora Pedro e Susie sono su una barca volante. Oh, ah sì, anche il nostro treno può volare! La poliziotta Peppa e il poliziotto Danny hanno quasi catturato i ladri. Si torna a casa! È un gigante! No, lui è Peppa Pig! Ed è venuto per portarti a casa! Carica! Bro, bro. Cosa state facendo, Peppa? Stiamo guidando delle barche e dei treni volanti, papà! Oh, accidenti! Quanta immaginazione avete! Peppa adora usare l'immaginazione. Tutti adorano usare l'immaginazione. Ciao! Oggi Peppa va a casa di Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, mamma! Oggi Peppa è già arrivata a casa di Rebecca Coniglio. È venuta per giocare a un nuovo videogioco chiamato... Il raccoglitore di carote. Ti va di giocare? Sì, grazie! Sono incredibilmente molto brava a giocare con questo videogioco. Santo cielo! Peppa non sa come inserire il CD. Sì, in effetti sono molto brava a giocare con questo videogioco, ma penso che ci divertiremmo di più se iniziassi tu a giocare, Rebecca. Oh, sì! Lo sapevo come si fa! Prima scegli il tuo coniglio. Poi saltelli in giro e raccogli le carote. Oh, sì! Peppa è incredibilmente brava con i videogiochi, ma forse per questo ha bisogno di una mano. E sai come si raccolgono le carote, Rebecca? Guarda, così! Evviva! Adesso ho capito! Oh, tocca a me! Oh. Rebecca Coniglio è incredibilmente molto brava a questo gioco. Oh! Sei molto brava a raccogliere le carote, Rebecca!
solo fatto molta pratica. Ti va di giocare insieme adesso? Possiamo formare una squadra. Sì! Brisa! Brisa! Ne ho una! Ecco! Nuovo record! Peppa e Rebecca formano un'ottima squadra. Rosy, Robby, che state facendo? Ciao, piccole! Avete visto le gemelle? Hanno preso il pranzo! Adesso ci pensiamo noi! Siamo brave a raccogliere carote! E piccole conigliette! Trovata! Rosy! Ti ho presa! Robby, ti ho presa! È ancora buona! Peppa e Rebecca sono molto brave a raccogliere carote. Sì! Evviva! Il pranzo è salvo! Insomma, Peppa e Rebecca sono incredibilmente molto brave a raccogliere carote. Peppa Pig e i suoi amici oggi sono all'acquario. Fanno finta di essere dei pesci. Che cos'è? Questo è un polpo. Ha 8 gambe e sono tutte molli. In realtà ho scoperto che i polpi hanno solo 2 zampe. Le altre 6 sono braccia ondeggianti. Molli, mollissimo! Guarda! Mi piacerebbe avere una coda arcobaleno. Giochiamo alle sirene, Susy! Ma noi non abbiamo code da sirena. Ma possiamo fare finta! Evviva! Peppa e Susy fanno finta di essere 2 sirene con code lunghe e bellissime. Ciao, cavallucci di mare! Possiamo nuotare nell'acquario proprio come voi! Ma è stupenda! Che cos'è? Quella è un'ostrica. Dentro custodisce una perla. Una perla? Che cos'è una perla? È una gemma molto bella e luccicante. Possiamo aprirla per vederla. Le ostriche si aprono solo quando sono pronte, quindi dobbiamo essere pazienti. Non riesco a vedere la perla. Scusa, signora ostrica, puoi aprirti per favore? Siamo state molto pazienti. Puoi fare come dal dentista. Oh, non sta funzionando. Fallo il solletico. Vediamo se con il solletico si apre. Peppa Sirena e Susy Sirena fanno il solletico all'ostrica per cercare di farla aprire. Le fanno il solletico. E ancora. E ancora. Ma l'ostrica proprio non si apre. Non funziona. Non vedremo mai la perla. Dobbiamo solo aspettare. Ecco la perla! Com'è bella! L'ostrica finalmente si è aperta. La perla che ha dentro è davvero molto bella. Molli, mollissime! Anch'io voglio vedere la perla. Si può aprire di nuovo, per favore? No, Danny. Dobbiamo essere pazienti. Si sa che essere pazienti può essere difficile. Ma Peppa e Susy ora sanno che ne varrà sicuramente la pena. Evviva! Nonna Pig non vede l'ora di scoprire la sua grande ed emozionante sorpresa. Buon compleanno! Ma che bello! Guarda, nonna, devi soffiare la candelina ed esprimere un desiderio. Oh, sì! Ma prima dobbiamo cantare la canzone degli auguri. Ma certo! Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
Oh cielo, ha iniziato a piovere proprio sopra le loro teste. Forza, ripariamoci. Peppa e la sua famiglia decidono di continuare la festa nella serra, al riparo dalla pioggia. Molto meglio. Almeno così non ci bagniamo. E la candelina è ancora accesa. Oh, è vero! Ora soffio la candelina ed esprimo un desiderio. Ma prima dobbiamo finire di cantare la canzone degli auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Oh! Su quel tramezzino c'è una lumaca! Forse la serra non è il posto migliore dove mangiare. Per fortuna ha smesso di piovere. Presto, torniamo fuori. La festa della nonna si è spostata in giardino sotto l'albero di mele di nonno Pig. Gelatina, la mia preferita. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Ma noi stiamo celebrando una festa di compleanno, signor Toro. Non preoccupatevi, farò presto. Al massimo 2 settimane. Io ho un'idea. Coraggio, venite con me. Nonno Pig ha deciso di continuare la festa nel pollaio. Ciao, Giannino, Sara, Vanessa. Sono felice che partecipiate. Possono cantare anche loro la canzone degli auguri. State attenti ai cappellini! Il vento ha buttato a terra tutto il cibo e le decorazioni. Oh, noi volevamo fare una bella festa di compleanno per te e che esprimessi un desiderio. Oh, Peppa, io voglio solo passare la giornata con tutta la mia famiglia e questo è il mio unico desiderio. Davvero? Sì. E quella torta, a quanto pare, è ancora buonissima. Sì! Nonna Pig ama festeggiare il suo compleanno in giardino. Ma più di ogni altra cosa, ama festeggiarlo con la sua famiglia. Oggi, Peppa e papà Pig sono pronti per la lezione di karate del signor Toro. Guarda, papà! Oh, sì, impressionante. Benvenuti a tutti! Nel karate bisogna fare un inchino per mostrare rispetto. Scusa, signor Toro. Sì, giovane Peppa? Perché abbiamo cinture di colore diverso? Ah, le cinture rappresentano il livello. La mia è nera perché faccio karate da tanto tempo. Peggy e Pandora ce l'hanno arancione perché hanno fatto molte lezioni. E dato che questa è la vostra prima lezione, tu e Papa Pig avete quella bianca. Allora adesso proviamo a rompere la tavola. Penso che non siamo ancora pronti per farlo, Peppa. Esattamente, ci vuole molta pratica, quindi è meglio iniziare. Forza, seguitemi. Nel karate bisogna essere veloci e scattanti. Hop! Hop! Guarda! Brava! Ora dobbiamo imparare a respirare in modo corretto. Oh, sono un esperto di respirazione. Lo faccio da quando ero piccolo. Inspiriamo. Ichi, ni, san, shi. Espiriamo. Ichi, ni, san, shi. Signor Toro, perché dici vicinis? Vicinis? Oh no! Stavo contando in giapponese. Ichi, ni, san, shi. Vedi? Perfetto, ora dobbiamo allenare l'equilibrio. Peggy, Pandora, fate vedere come si fa. Per essere bravi nel karate bisogna avere molto, molto equilibrio. Perfetto, ora tocca a voi. Bene, continueremo a provare la prossima volta. Signor Toro, ora possiamo rompere la tavola di legno. Adesso è il momento di fare i robot. I robot? Alzate il braccio da robot e poi abbassate il braccio da robot. Braccio da robot su. Braccio giù. Ciao, robot papi. Ciao, robot papi. Il signor Toro ha portato una tavola speciale.
Ma Papà Pig non sa se lui e Peppa sono pronti. Non preoccuparti, questa tavola è fatta di gomma morbida. Allora, Peppa, sei pronta a rompere questa tavola? Ma non so come farlo. Sì, invece, braccio da robot su, braccio da robot giù. Ce l'ho fatta! Per festeggiare, ecco una cintura da karate tutta per te. Peppa e Papà Pig si sono divertiti durante la lezione di karate. E Peppa adora anche la sua nuova cintura. Andiamo, squadra supermercato! Io ho preso il carrello! Io ho la lista della spesa. Dinosauro! Evviva! Oggi, Peppa e la sua famiglia sono al supermercato. Mamma, perché non ci fermiamo mai? E perché la tua borsa fa questo rumore? Eccoci arrivati! Oh! Oggi facciamo la spesa in una parte speciale del supermercato, il reparto sfusi. Ma dove mettiamo il cibo che compriamo? Ah, in questi! Nel reparto sfusi, le persone portano i loro contenitori e li riempiono con il cibo. Bene, squadra. Io e papà leggiamo la lista. Peppa e George, voi riempite i contenitori. Pronti? Sì! Sì! Una volta finito, il premio sarà il pranzo! Sì. Cominciamo! La prima cosa da prendere è il riso! Trovato! George, ci serve un contenitore per il riso! Quello è per le uova, George! Oh cielo! Peppa e George hanno messo il riso nella scatola delle uova! Che altro? Oh, adesso i cereali! Quella non è la bottiglia del latte? È perfetta, George! Oh, ne sono caduti pochissimi! Grazie per aver pulito, dinosauro! Ora abbiamo il latte! La bottiglia del latte è già stata usata per i cereali, quindi nessuno sa dove mettere il latte. George pensa che dovrebbero usare il cartone del succo. Ottima idea, George! E poi? Ora c'è... il succo d'arancia. Ah, ma Peppa e George hanno messo il latte nel cartone del succo. Usa la busta per il riso, George. Oh! Bli-blop-bli-blop-bli-blop-bli-blop-bli-blop-bli. Ora ci manca solo la pasta. Oh. Vai! Questa settimana mangeremo un sacco di pasta. Ora devono portare tutto il cibo alla cassa e pagare. Oh, quante cose avete preso! Allora abbiamo una scatola per uova di riso, una bottiglia di cereali, un cartone di latte, un sacchetto di pasta e... una busta di succo d'arancia. Il solito, insomma. Dinosauro! E il dinosauro di George ha mangiato dei cereali da terra. Oggi Peppa e i suoi amici faranno una recita. C'era una volta una torre grande e molto alta. E dentro vi era intrappolata una principessa. Oh no! Sono intrappolata qui! Qualcuno può aiutarmi? È Raperonzolo! Proprio la mia fiaba preferita! La principessa era stata imprigionata da una strega cattiva. Io invece voglio essere un girasole, ti prego! Va bene! La principessa era stata imprigionata da... un girasole cattivo! Oh! Sembra che gli attori abbiano deciso di cambiare un po' la storia. Principessa, sciogli i tuoi capelli, per favore! Gerald Giraffa ha dimenticato di indossare la parrucca da principessa. E allora ti terrò imprigionata là dentro, per sempre! No! Se solo ci fosse un eroe qui a salvarmi! Ho detto, se solo ci fosse un eroe qui pronto a salvarmi! Oh, ti salvo io, principessa! Nino, Nino, Nino! Oh no!
l'eroe è rimasto incastrato in una ragnatela cattiva. Ma per fortuna c'è una fata che può salvarlo. Me la presti un momento? Wish! Wish! Ora l'eroe è... Ops! Scusate, continua pure. Ora l'eroe è libero! Grazie, mia buona fata Peppa! Ma adesso noi come facciamo con quel girasole cattivo? No! La fata trasformò il girasole cattivo in un orsetto! Ora la principessa può andare al ballo e mangiare questa mela. Eh? Come Biancaneve? Ora puoi andare al ballo e fare i salti nelle pozzanghere di fango. E vissero per sempre felici e contenti. Stupendo! Peppa e i suoi amici amano fare le recite. E Madame Gazzella adora guardarli recitare. Ciao, bambini! Avete tutti quanti una maglietta a maniche corte? Oggi Peppa e i suoi compagni d'asilo imparano a creare magliette tie-dye. Ma cos'è il tie-dye, Madame Gazzella? Il tie-dye è una tecnica speciale per tingere le magliette. Si usa per creare disegni coloratissimi come questo. Oh, avevo capito che avremmo tinto cravatte. Questa è di mio nonno! Oh, non preoccuparti, Danny. Basta che sia un tessuto. La tua sarà una cravatta tie-dye. Prepariamoci! Peppa e i suoi amici indossano guanti, occhiali e un grembiule prima di cominciare. Innanzitutto si aggiunge qualche goccia del colore scelto all'acqua. Il dye è una tecnica particolare per tingere il tessuto. Potete usare il colore che volete, ma ne bastano solo poche gocce. Ta-da! Per la mia maglietta userò il rosso. Il blu e il giallo formano il verde. La mia cravatta diventerà rosa. Un bellissimo rosa. Io voglio fare una maglietta color arcobaleno. I colori si sono mescolati creando un marrone fango, non un arcobaleno. Nessun problema, Gerald. Il colore arcobaleno si può creare immergendo la maglietta in colori diversi separatamente. Allora posso farla anche io color arcobaleno? Come no? È quello che faremo tutti quanti. Prima strizzate bene la maglietta e poi annodatela con gli elastici in questo modo. La strizzo e... Dopo aver messo gli elastici e siete pronti, è ora della tintura. Poco alla volta, così. Tutti si divertono a immergere le magliette nei diversi colori. Ora sembra un arcobaleno. Peppa, senza volerlo, ha macchiato il grembiule con i colori. A questo servono i grembiuli, per proteggere i vestiti. Tingiamo altre cose, come le tende, o le sedie, o la tua borsa. Limitiamoci alle magliette e alle cravatte per adesso. È ora di metterle ad asciugare, così potrete portarle a casa. E all'uscita, le magliette sono pronte. È un arcobaleno. Ma è davvero fantastico! E il mio ha una pozzanghera sotto! Guarda, questa è una cravatta rosa tie-dye tutta per te! A tutti piace creare magliette tie-dye e a tutti piace anche indossarle. Tra poco è Pasqua e Peppa e la sua famiglia hanno organizzato una festa pasquale. Adoro dipingere le uova di Pasqua, ma vorrei che fossero uova di cioccolato! Il coniglietto di Pasqua nasconderà delle uova di cioccolato in giardino. Voi potrete cercarle e riempire i vostri cesti.
quante uova ha portato il coniglietto Pasquale? Quanto è grande il coniglietto Pasquale? Al coniglietto piace il cioccolato? Certo che... Il coniglietto Pasquale è fatto di cioccolato? Per caso qualcuno ha visto i cesti di vimini? Vado subito a cercarli, Papà Pig. Ho trovato! Chiediamolo direttamente al coniglietto Pasquale. Peppa e i suoi amici hanno pensato a un piano per trovare il coniglietto Pasquale. Il coniglietto Pasquale vive in una tana e mangia carote come Rebecca. Oh, quindi se scaviamo un buco e mettiamo delle carote, forse verrà a prenderle. Evviva! La tana è pronta per le carote. Evviva! Adesso dobbiamo nasconderci. Oh, sono cresciute le carote. Non mi ricordavo di avere piantato delle carote. Da quando in qua c'è una buca da coniglio in giardino? Oh cielo, nella buca ci è finita Mamma Pig, non il coniglietto. Ho trovato. Vorrà dire che farò da sola. Allora, quando il coniglietto Pasquale prenderà la carota, questa campanella suonerà. Il coniglietto Pasquale sta arrivando. Oh, non è il coniglietto, ma Mamma Coniglio. Oh, scusate bambini, era vostra questa carota? Mamma! Ho trovato! Se lasciamo in giro i cestini, il coniglietto li riempirà di uova. Facciamo finta di essere fiori, così il coniglietto non ci vedrà. Peppa e i suoi amici aspettano il coniglietto Pasquale, ma... Oh, ecco i cestini! No, papà! Quelli sono per il coniglietto Pasquale! Oh, scusami, Peppa. Oh, non penso che il coniglietto Pasquale arriverà quest'anno. Un uovo di cioccolato! Mentre Peppa e i suoi amici stavano cercando il coniglietto Pasquale, il coniglietto stava nascondendo le uova. Forse il coniglietto di Pasqua è più intelligente di quanto pensiate. Tutti adorano cercare le uova e tutti adorano il coniglietto Pasquale per averle nascoste. Grazie, coniglietto Pasquale! Ciao a tutti quanti! È molto, molto bello essere una regina. Oggi Peppa fa finta di essere una regina con una torre tutta sua. Peppa l'ha costruita con i mattoncini. Oh, salve, Sua Maestà. Che torre meravigliosa. Oh, e che belle papere, George. La mia torre è molto, molto alta. Così io posso vedere tutto quello che fanno gli altri. No, la torre! Qua, qua, qua! No, George! Nel mio gioco non ci sono papere giganti! Forse potresti invitare George a giocare, Peppa. È divertente giocare insieme. Ok, George. Possiamo giocare alle costruzioni e riparare il castello che hai distrutto. Un po' a sinistra, ora a destra. Ai suoi ordini, Sua Maestà. Oh, una papera! No, laggiù! Una papera gigante! Guardate! George! Attento con le papere, George. Il castello di mattoncini non è fatto per le papere. Io con te non ci voglio giocare mai più. Spero tu non dica sul serio, Peppa. Sì, mai più. Io sono la regina dei mattoncini. E le regine giocano a quello che vogliono. La regina Peppa gioca a molti giochi. Ma da sola non c'è divertimento. Non è molto bello essere una regina da sola. Cosa succede? Oh cielo! Papà Pig sta passando l'aspirapolvere e il pavimento trema. Oh no!
finirà per crollare! Una papera gigante! George! Sei venuto a salvare il castello! Oh, mi scusi, signora papera. Mi scusi, sua maestà. Ripasso più tardi. Hai salvato la mia torre, George! Tu e le tue papere volete giocare con me? A Peppa piace giocare, ma soprattutto le piace giocare con George. Luce rossa. Peppa e i suoi amici giocano a scatta il rosso, scatta il verde. Verde! Se sentono dire rosso, devono restare immobili. E quando sentono verde, possono ripartire. Rosso, fermi! Peppa e i suoi amici si sono fermati all'incrocio. Le luci aiutano ad attraversare in sicurezza. Forza, semaforo! Non è sicuro attraversare finché la luce non diventa verde. La luce è verde. Guardiamo, ascoltiamo, andiamo! Verde! Rose rosse. Ha detto rose rosse, non luce rossa. Ora mamma Pig e papà Pig fanno degli scherzi con parole diverse. Veramente bravi tutti quanti. Rosmarino. No, George, dobbiamo stare fermi. Sei sicura? Ho detto rosmarino. Non rosso. Mi gira la testa. George non sa rispettare le regole. Non preoccuparti, George. Ho un compito speciale per te. Ho un'idea! Al prossimo verde facciamo chi arriva prima all'albero! Sì! Verde! Rosso! Vai, George! Il compito speciale di George è chiamato il giullare. Deve fare ridere tutti quando sono immobili. Oh, me l'hai fatta! Sei un ottimo giullare, George! Verde! Ci sono quasi! Rosso! Salve a tutti! Che succede qui? Salve, agente panda! Giochiamo a scatta il rosso, scatta il verde! Il mio gioco preferito! Rispettare le indicazioni del semaforo è molto importante! Anche le auto e le biciclette si fermano col rosso e ripartono col verde! È una sfida restare immobili con questo piccoletto. Ciao! Oh, c'è una bella quiete quando sono immobili. Oh sì, quasi quasi non dirò mai più verde di nuovo. Ha detto verde! Peppa adora giocare a scatta il rosso, scatta il verde. A tutti piace giocare a questo gioco. Oggi Peppa e i suoi amici stanno giocando insieme. Il sobbalzo fa rotolare la biglia di Gerald Giraffa contro i domino di Candy Gatto e Danny Cane. E i cubi di Zoe Zebra finiscono su uno xilofono. È caduto tutto per terra. È stato bellissimo! Facciamolo di nuovo! Ma facciamo un percorso ancora più grande! Peppa e i suoi amici vogliono che il percorso sia ancora più grande. Facciamolo anche più alto! Sì! E dovrà essere più veloce! E più lungo! E anche più rumoroso! E sarà molto più bananoso! Evviva! Ora il percorso è pronto.
Quindi adesso è il momento di far cadere tutto di nuovo. Pronti? Partenza! Via! Il risultato finale non è stato per niente soddisfacente. Abbiamo solo creato disordine. Non è stato divertente. Non fa niente. Dobbiamo solo migliorarlo. E farlo un po' più piccolo. Sì! Peppa e i suoi amici riposizionano tutto. Ma fanno qualche piccolo cambiamento. Bene. Ora sono tutti pronti a fare un altro tentativo. Pronti? Partenza! Sei pronta, Peppa? La biglia inizia a rotolare giù per lo scivolo e colpisce i domino. E i domino fanno rimbalzare tutte le palline sugli strumenti. Ma guarda che roba! E una biglia spinge la macchinina contro i libri. Cosa che offre a papà Pig un delizioso spuntino. Oh, grazie mille! Peppa e i suoi amici amano far cadere le cose. E papà Pig ama le banane.